Bellati ragazzi, come sempre cosa cresce, bentornati in questo nuovissimo video di GTA. Non ero così in hype dai tempi dell'annuncio e questo la dice lunga. Il titolo lo avete letto? Ebbene sì, stanno per arrivare degli screenshot ufficiali su GTA 6. No, non è uno scherzo e anzi il tutto è praticamente certo. Non è una questione di se, ma è una questione di quando. Quindi, se volete sapere cosa sta succedendo, vi invito caldamente a guardare il video fino in fondo perché oggi ce ne sono delle belle. Ma prima di iniziare, come al solito, ci terrei molto se riuscissimo ad arrivare a 100 like per l'impegno. Iscrivetevi ragazzi per aiutarmi a far crescere il canale se i contenuti vi piacciono. A voi non costa nulla, ma a me dà veramente una grande mano. Seguitemi poi su tutti i social, in special modo Telegram e Instagram, perché lì vi terrò aggiornati sull'andamento della faccenda in questi giorni. E niente, detto questo, non vi rubo altro tempo. E direi che possiamo anche iniziare. Rockstar a quanto pare non impara mai dai propri errori, infatti anche nella giornata di ieri si è fatta sfuggire dei dettagli che confermano con altissima probabilità che entro il 16 maggio avremo 4 nuovi screenshot. In pratica degli utenti scavando sul sito della Rockstar hanno notato che sono stati riportati alcuni aggiornamenti, nella fattispecie questi tre. Il primo e il secondo si riferiscono alla copertina di GTA 6. Infatti, queste due immagini, secondo gli utenti che se ne intendono e hanno analizzato il tutto, dovrebbero essere, una volta ovviamente che verrà aggiornato il sito, la copertina ufficiale di GTA 6. E non parlo di questa che già conosciamo, ma della copertina reale che sarà stampata sulla copia fisica del gioco, tipo questa di GTA 5. Ma è la terza immagine che è la più interessante. Infatti, come possiamo vedere da queste linee di codice e soprattutto dalla dicitura screens slash 666, che sarebbe appunto il riferimento a GTA 6, 1, 2, 3 e 4 JPEG, si capisce che fanno riferimento appunto a 4 screenshot che verranno pubblicati a tempo debito, sempre quando verrà aggiornato il sito. Ma non è finita qui, anzi, le cose si fanno più interessanti. Infatti le prove a supporto del fatto che avremo sti screen a breve comunque aumentano. Alcuni utenti, infatti, nelle prime ore dalla scoperta di questa cosa, sono andati sul sito di Rockstar e hanno notato che era stato effettivamente aggiornato. E indovinate un po'? Nella sezione dedicata a GTA 6 era stata aggiunta un'altra sottosezione chiamata Screenshots. La sezione era fatta così come nell'immagine che state vedendo qui a schermo. Se vedete, infatti, lì in basso c'è scritto appunto Screenshots. Mentre se andate a controllare ora, potrete notare che il tutto è tornato alla normalità. Infatti, una volta che i Rockstar si sono resi conto di aver fatto una cazzata e che erano stati scoperti, sono guarda caso tornati subito sui loro passi. Ma sappiamo anche altro, infatti, alcuni utenti, utilizzando Ispezione Elemento sulla pagina del sito, aggiornata prima che appunto Rockstar nascondesse il tutto, quindi questa che vi ho fatto vedere poco fa, hanno scoperto esattamente il punto in cui saranno pubblicati. Infatti, come potete vedere da questo video, un utente mostra i riquadri che conterranno proprio le immagini di GTA 6 una volta che il sito verrà aggiornato e che Rockstar annuncerà il tutto. Più palese di così credo che non possa essere. Quindi il risultato finale dovrebbe essere una cosa del genere. Ovviamente le immagini che vedete lì sono solo dimostrative, ma la pagina finale di sto sito appunto con gli screenshot dovrebbe essere molto simile a questa. A sto punto quindi direi che prima che escano è solo una questione di tempo. Restano però alcune cose da chiarire. Come facciamo a essere così sicuri che li vedremo a breve? Ebbene, ci sono due buone motivazioni. La prima, che ho anche accennato prima quando appunto dicevo che sarebbero arrivati entro il 16, è proprio la conferenza con gli azionisti di Take-Two. È sempre lì si torna ragazzi, non si scappa. Infatti è stato ufficializzato che si terrà il 16 maggio. Le motivazioni per la quale questa è la data più plausibile sono innumerevoli. Innanzitutto, come dico spesso, bisogna rendere conto agli investitori del proprio lavoro. Sono un'azienda quotata in borsa, non possono fare come gli pare. E inoltre sono passati più di 5 mesi dal trailer di GTA 6 appunto senza uno straccio di aggiornamento. Aggiungiamoci poi che l'articolo di Kotaku di cui parlai più di un mese fa e i rumori insistenti sul rinvio al 2026 hanno fatto scendere le azioni di Take-Two e direi che qualcosa per assicurare gli investitori è praticamente d'obbligo. Senza contare anche i recenti licenziamenti, che anche questi sicuramente avranno fatto vacillare un minimo chi investe in loro, no? Non credo che gli investitori faccia piacere se
si trovano l'azienda che appunto in cui hanno investito, che ha licenziato più di 500 lavoratori. L'altro motivo invece è di carattere storico. Se avete visto il mio video sul trailer 2 di qualche mese fa, sicuramente saprete già che Rockstar è solita annunciare qualcosa di importante prima delle conferenze degli investitori di Take-Two. Prendiamo come esempio lampante il trailer di GTA 6 annunciato il giorno stesso della conferenza di novembre 2023, ma anche il rinvio di Red Dead Redemption 2 annunciato il giorno prima della conferenza di quell'anno. E se avete anche buona memoria, questa situazione ricorda abbastanza da vicino quello che successe a fine ottobre, poco prima dell'annuncio ufficiale, dove alcuni utenti, se non sbaglio, trovarono qualche riferimento riguardante il trailer di GTA 6 caricato sul sito prima dell'annuncio appunto ufficiale della conferenza di novembre. Non so voi, ma a me ricorda molto quella situazione. Quindi, se uniamo i puntini, sito che viene aggiornato con la sezione screenshot, conferenza di Take-Two entro una settimana circa e tutta la situazione in cui si trova Rockstar, direi che possiamo stare abbastanza tranquilli che entro il 16 usciranno. Ma anche non dovesse essere così e dovessero uscire dopo il 16, potete stare certi che questi 4 screenshot sono reali e usciranno nel giro di non troppo tempo. Secondo me entro fine mese. Cosa invece purtroppo non uscirà il 16, secondo me, però sarà il trailer. Il fatto che siano stati trovati questi screenshot per me compromette di molto la possibilità di vedere il trailer 2 a breve. Nel senso, trovo molto strano che adesso ci facciano vedere sia gli screen che il trailer insieme. Vado a memoria, ma mi pare non sia mai successo nella storia di Rockstar. Mettiamoci poi che storicamente Rockstar non ha praticamente mai pubblicato trailer in questo periodo e secondo me per vedere qualcosa ci toccherà aspettare verso ottobre. Ma ovviamente queste sono solo mie supposizioni e staremo a vedere. Il mio augurio per questa conferenza, oltre agli screenshot però, è che ci venga data qualche notizia rassicurante sulla finestra di uscita. Le voci secondo cui dovrebbe slittare il 2026 stanno cominciando a diventare un po' troppo insistenti e sarebbe perfetto se Rockstar le mettesse a tacere durante appunto questa conferenza. Ma come per tutto, staremo a vedere il 16 maggio. Queste erano le informazioni di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, se credete che siano tutte cazzate o meno. Io onestamente a sto giro penso di no, ma comunque apertissimo a discuterne con voi qui sotto nei commenti. E poi vi do appuntamento il 16 per il video di recap appunto sulla conferenza con gli investitori. E niente, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un like per supportare il canale, ci terrei molto se riuscissimo ad arrivare a 100 like per l'impegno, iscrivetevi per aiutarmi a crescere, seguitemi poi su tutti i social, il link, come sempre, lo trovate in descrizione, e niente, da me era tutto, e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!